Giulia Etuma. Data di nascita. 8 ottobre del 2004. Segno zodiacale. Bilancia. Ruolo pallavolistico. Opposto. Numero di maglia preferito. Il 5, però me l'hanno rubato e quindi adesso è 19. Numero di scarpa. 47. Segni caratteristici. Caratteristici, piercing, tatuaggi o altro. Nulla. Come ti definisci come persona? Pregi, difetti? Un pregio credo di essere abbastanza empatica. Invece uno dei difetti è che sono un po' disordinata e mi arrabbio facilmente. Senti, quali studi attuali e magari in futuro quali? Adesso frequento il primo anno del liceo scientifico e credo che studierò medicina più avanti, forse. La materia più simile a un muro attraversario, quindi difficile. Storia, La sicuramente. materia più facile, un bell'attacco senza problemi. Perché Chimica. la pallavolo? Perché ho fatto per troppi anni nuoto e a un certo punto avevo bisogno di cambiare. E avendo vicino a casa una palestra ho iniziato a giocare a pallavolo. Che cos'è adesso e cosa sarà per te questo sport? Per me adesso è sia un hobby che un modo per investire le mie giornate. Credo che diventerà invece un lavoro, perché passerò tutti i giorni proprio in palestra. Di come hai iniziato a giocare a pallavolo? Ho iniziato in prima media e cioè giocavo in un under 14, sono passata all'under 16, alla 18 e fino alla seconda divisione. Il nome della tua prima società, il nome del tuo primo allenatore, hai qualche ricordo particolare? Giocavo in un oratorio, dove gioco anche adesso più o meno, e il primo allenatore era Luca, si chiamava Luca. Forse l'attacco in diagonale, non troppo lungo perché ancora non lo so fare. Da migliorare. Difesa e Parlaci dell'esperienza nel Club Italia, cosa significa per te essere qui? ricezione. È un enorme onore perché se guardo le mie compagne, oppure quelle della nazionale, oppure penso a tutte quelle della metà che adesso dovrebbero essere al mio posto, è sicuramente un onore. Perciò sì, sono veramente felice di essere qui. Qui la giornata è abbastanza piena, quindi puoi vedere poco. Musica, TV, libri. La TV non la guardo più di tanto, però ascolto molta musica. Social network, Facebook, Twitter, Instagram, forse per l'età che hai, non so neanche se è No, vero. Instagram ce l'ho e Facebook ho un profilo, ma non lo uso. Senti, nella pallavolo, atleta di riferimento, ti piacerebbe diventare come? Sicuramente Paola Egonu. La guardo e penso a tutto il tempo che ha investito in palestra, tutti i posti da cui è passata, nonostante non sia neanche tanto grande. E perciò se proprio dovessi scegliere qualcuno in cui poi potrei trovarmi, sicuramente lei. Dello sport invece un qualche atleta, una qualche atleta che ti ha colpito, che ti ha ispirato. Non saprei in realtà. Anche Senti, per te la maglia azzurra è? lì un onore, una responsabilità anche, perché comunque rappresento tutte le persone della mia età che in questo momento stanno giocando, giocheranno. E anche un sogno, perché fino adesso non l'ho ancora indossata. Europei, mondiali, olimpiadi, a proposito di sogni, sono sogni, traguardi. L'europeo è un sogno che credo sia anche abbastanza vicino. Il mondiale ancora qualche anno, mentre la nazionale, quella assoluta, oppure le olimpiadi sono anche abbastanza, cioè mi sembrano quasi impossibili. Sei giovanissimo, 14 anni, è una domanda che stride un po', ma come ti vedi tra 10 anni, tra 24? Credo che starò ancora studiando e forse avrò cambiato squadra, giocherò con gente nuova e starò facendo una nuova esperienza. Un giorno lontano, no? Quando smetterai con la pallavolo, cosa vorresti aver vissuto in questa esperienza, in questo sport? Vorrei aver fatto la mia carriera, essere arrivata nel punto più alto e poi, vabbè, si vedrà. Ti ringrazio molto.
grazie a te.